proporre, molto più come figura di esperto piuttosto che come figura contenitiva, amorevole ed empatica. I tell you in a minute why. Vi dirò in un minuto il perché di questa cosa. So I, for example, I ask questions like. Ad esempio, io chiedo domande tipo: You told me that you have been raped by your father in the age from 8 to 15. Mi hai detto che sei stata violentata da tuo padre dagli 8 ai 15 anni. And sometimes I have patients who told me Qualche volta ho pazienti che mi dicono that they still have sexual contact with their father, che ancora hanno contatti sessuali con loro padre, even at the age of 40. anche all'età di 40 anni. The question is simply, is this also in your case? La domanda è così anche per te? And they say, no, I don't have the trouble. E loro dicono no, Then no. I say, fine, you have one less. E tu dici ok, a posto, risolto. But if I hit, then you see it immediately. They just look like that, or something have a reaction. Quindi invece se questa cosa accade vedete subito una reazione quasi immediata. And if this, I see that, I say, oh, that's no problem. This is highly often the case. So you are not the only one. I've treated several people who had this problem. Quindi se accade bisogna normalizzare e dire no, sì, io capisco, succede, ho trattato molte persone con questo problema ancora. E And since I know that they are deeply ashamed about that case, siccome sono fortemente in uno stato di vergogna rispetto a questo, I always normalize that. li normalizzo. And I say, yes, listen, this is the case, and I'm sure that you may be experiencing the same thing that as my other patients who have a very strange relationship with their father. This is not only something like you Quindi, are only a victim, but you have some sort of a, yeah, it's hard to tell, but some sort of a love affair with your father. gli dice: senti, guarda, è normale, eh? Cioè, in qualche modo la tua esperienza è stata già riscontrata da me in altri pazienti. Avere anche questa sorta di sensazione che sia normale avere una relazione con il proprio padre. And I say this is normal if you had this close sexual and emotional experience during your childhood. E dice: questo è normale, soprattutto se hai avuto questa esperienza molto vicina a tuo padre, di tipo sessuale durante la tua infanzia. So, stuff like this. So, whenever, the more it comes to shame, the more I normalize it. Più atti si attiva la vergogna nel contesto terapeutico, più io faccio interventi di But normalizzazione. always relating to their special experience. Ma sempre connessi a questa esperienza caratteristica. Saying, okay, people who are experiencing this kind of relationship, they often prolongate this relationship to their father. This is how we teach. Ad esempio, persone che hanno avuto questo tipo di eventi durante l'infanzia spesso prolungano questa relazione anche in fase adulta. In the same breath, I ask them, listen, lots of patients tell me that they have that they reactivate traumatic experience if they have sex. Ad esempio, nello stesso momento, sempre nella stessa discussione, dico: molti pazienti mi dicono che loro riattivano queste memorie quando hanno sesso, quindi mentre hanno un rapporto sessuale. And I tell them that a lot of victims experience sexual arousal during their rape or abuse. E dico loro che un sacco di vittime sperimentano anche eccitazione sessuale mentre vengono violentate durante l'abuso. And I tell them that sexuality is often very conditioned so that those who had experienced that also experience the problem is if they are adults, often they reactivate traumatic memories. Quindi che il sistema sessuale è condizionabile, quindi se si è imparato ad avere un certo tipo di eccitazione durante la fase di abuso, questa cosa si porterà anche nella fase più adulta. And I also tell them that I know patients who activate traumatic memories to stimulate
to stimulate their sexual arousal. Addirittura ci sono di coloro che ci sono pazienti che per attivare la propria eccitazione pensano volontariamente alle memorie traumatiche di abuso. So this is also a normalized. It's that most females do something like that. They think about George Clooney or something else, so this is driving their sexual arousal. Molte donne pensano ad esempio a George Clooney per attivarsi sessualmente. That's totally normal, and you are activating a traumatic experience. This is your brain doing. E semplicemente tu utilizzi altre memorie, quelle del tuo trauma. È così come funziona il cervello, non c'è niente di strano. So if they don't do it, just do it in the garbage can. If they do it, they are very, 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 very released. This is one of the major issues where they think, oh, they must be so stupid or so bad that they take their experiences even to stimulate themselves, and they think this is clear that I'm responsible for that what had happened to me. Quindi in realtà gli diciamo che appunto è normale e loro si sentono alleggeriti. È una cosa che alleggerisce tantissimo il paziente, perché se non c'è, non c'è. Ma se c'è, una cosa che dicono, non sono così stupida dall'avere ancora questo tipo di attivazione, perché è quello che pensano. So this is just an example how we work. So you can a little bit compare it to a good physician. È come se physician. Physician, doctor. È come se voi dovete comparare ad un buon dottore. If you go to a doctor and say, listen, I have troubles with my knees. Ad esempio, se andate dal dottore e gli dite ho un problema con il mio ginocchio. And he asks you, oh, do you also have some problems with your heart rhythms? Oh, ad esempio, ma avete anche un problema? Il dottore vi chiede, avete un problema con il vostro cuore? And do you have some effluences at the skin? E avete problemi nella vostra pelle? And you say, yes, I have all that three. E voi dite, sì, ce l'ho, ho tutte queste cose. And he says, okay, maybe you have some rheumatic problems. Quindi avete dei problemi a livello di reumatici. So, you think this is a good doctor. E voi pensate, istintivamente, questo è un buon dottore. So why? Perché? Since the doctor is asking you different symptoms which you yourself don't connect at all. Perché il dottore vi chiede differenti sintomi che voi stessi in realtà non riuscite a connettere. And you, of course, you have the feeling, wow, that's an expert, he knows his hand. E voi di rimando avete questa sensazione di, ah, è bravo questo, perché lo sento. And you start to trust him and you build up what we call a good working alliance. E cominciate a credere in questo, a avere fiducia in questo medico e a avere un'alleanza di terapia and con lui. Our process research on psychotherapy shows that working alliance accounts for about 20% of the treatment effects. Il 30% treatment 20 treatment effects. Working alliance accounts for 20%. Cioè il 20% del successo in terapia ne è responsabile questa alleanza terapeutica con il terapeuta. And working alliance is mainly driven by expertise. Not by warmness, but by expertise. E l'alleanza terapeutica è principalmente generata dal senso di professionalità e di esperienza del terapeuta, non da quanto è caldo o empatico. That's very important. Of course you should be empathic and warm and holding, but if you're only empathic and warm, then you miss the major issue. Your patient, the more she's suffering, the more she's really driven the edge, the more she has to trust your professional expertise. Ovviamente non è che non dovete essere empatici, ma non basta. Quindi se voi non avete questo aspetto di esperienza, vi manca un grosso pezzo per realmente poter collaborare con il paziente, e lui lo sa. And just to shock you a little bit more. Adesso vi voglio dare un altro piccolo shock. I would say if I would ask you to, who would say yes? That you say a good therapeutic relationship is a conditio sine qua non for trauma therapy, who would say yes? Chi direbbe di voi sì se io dicessi che l'alleanza terapeutica è una condizio sine qua non? Who would say this is a sine qua non? Chi direbbe che l'alleanza terapeutica è una condizio sine qua non del trattamento? Okay, you don't dare to show. Chi è a favore di questa posizione? So the point is, this is a myth. Allora, questo è un mito, This is a myth. Questo è un mito. Why? Perché? If it
comes to trauma exposure. Se facciamo esposizione al trauma, a good therapeutic relationship may become a serious problem. Una buona relazione terapeutica può addirittura diventare un serio problema nell'esposizione. Why? Perché? Not transference. It's much more simple. È molto più semplice. Of course, transference plays a role, but it's very simple. Listen, if you would have, let's say, a problem in your ass, and you have to go for a proctologist. Se avete un problema all'ano e dovete andare per un proctologo, dovete cercare un proctologo. And you have to have a proctological examination. E dovete avere un esame proctologico. Which is both female and men. And given you have a good friend who's an expert in proctology. E ad esempio avete un buon amico che è un esperto proctologo. And would you go and ask him, oh dear, could you do this examination? Or would you go to somebody who is professional and you don't know at all? Andreste dal vostro amico, anche se sapete che è un esperto, o andreste da un altro professionista che non conoscete? So, who would ask his best friend, who's a really expert in proctology, to do this examination? Just raise your hand. Chi chiederebbe a un amico caro che è esperto in proctologia di farsi fare un esame approfondito? So, almost, only two, okay. And who would ask somebody you don't know? Chi andrebbe invece da un perfetto sconosciuto però di cui si sa conosciuta la professionalità? Okay, this is the minority. Why do that? Ma perché? Don't you trust your best friend more? Non credete, non avete più fiducia nel vostro amico? The problem is that you have an imagination and say, okay, if this friend of mine sees me in this a little bit uncomfortable position. Quindi, he has stored this in his mind, and whenever he meets me, he has this picture in his mind. Quindi dice, questo mio amico si troverà ad avere di me un'immagine che si porterà successivamente ogni volta che mi incontra. But this is friendship. This is not alliance. Yeah. It's another problem. So just take this imagination, and the same happens to your patients. E la stessa cosa accade al vostro paziente. Your patient exactly knows that when she starts to report you in details what had happened to her. E allora il vostro paziente sa che quando lei comincia a riportarvi nel dettaglio che cosa le è successo. One of her major obstacles is that she thinks you have exactly those pictures in your mind. Quello che lei pensa è che voi create nella vostra mente esattamente quell'immagine di lei. And this is exactly what she doesn't want to. Ed è esattamente ciò che lei non vuole in realtà. So, this is, from my experience, one of the major problems. This means the closer the relationship, the stronger is the shame. Più è vicina, più è stretta la relazione e più c'è vergogna. And shame is treatment interfering emotion number one. E la vergogna è la prima emozione che interferisce con il trattamento. So, sometimes when we're working in residential treatments, let's say I'm implementing this, and I've done this in Antwerp and in Holland and so on. Quindi molto spesso quando lavorate a livello con pazienti ricoverati con questo tipo di trattamento, l'ho fatto in vari posti dell'Europa. And I travel to, let's say, to Antwerp, and I teach them how to do the exposure. E quando insegno loro, ad esempio, in un paese diverso dal mio, come fare l'esposizione, I treat patients that I have never seen before. E tratto pazienti che non ho mai visto prima. And that works perfectly. E funziona fantasticamente. So that means, of course, this has something to do with expectation and guru, and here he's coming, and that's wow, wow, wow. Ovviamente ha a che fare con l'aspettativa, con il fatto che c'è l'idea del guru. So this is a lot of placebo effects. Quindi c'è un sacco di effetto placebo. However, you can, if you know how to work on that, you can do the exposure even with patients you have never seen before. Però se avete chiaro questo concetto, potete veramente fare l'esposizione con soggetti che non avete mai visto prima. And this does not mean that this is always the case, but sometimes you have to consider that maybe if you know somebody very long, maybe
exposure is not that easy, and maybe it makes sense to transfer it to somebody who is an expert on that, and he transfers you back the patient. Allora, non accade sempre, però a volte può succedere che se avete una forte relazione con il paziente, non è quella la migliore posizione per fare un'esposizione. Quindi ci sia il caso che voi dovete trasferirlo a un altro professionista. So this is just to say you that sometimes we are following mythos. Ok, e quindi questo per dire che qualche volta seguiamo questo tipo di criterio. So, however, if you just what you learn is if you implement yourself very early as an expert. Quindi se voi vi presentate al soggetto in maniera prima possibile come un esperto, then you have this kind of professional distance. Avete questo tipo di distanza professionale. And I think this is crucial that you don't fall into the pool and you are not too involved in the whole system, not for only for your sake, but also for the patient. E che quindi non cadiate, non siate troppo connessi al paziente, sia per voi, ma anche per il trattamento. È buono per il trattamento. So this is on the long run you learn it, but this is balancing the whole system. Chiaramente questo aiuta a bilanciare l'intero sistema, questo okay. tipo di accortezza. So, and bringing you, establishing yourself as an expert means only a few open questions, a lot of closed questions. It's the opposite what you usually learn. Ok, che cosa vuol dire essere un professionista? Fate poche domande chiare, ma molto precise, che indaghino molto da vicino il paziente. You understand? It's like if you're exploring a depressive patient, you ask, do you have sleeping disorders? È come se voi avete un paziente depresso e gli chiedete, hai problemi di sonno, a dormire? And then you say, what kind of sleeping disorders? Che tipo di problemi? And if they don't, they never tell you exactly what kind of sleeping disorder they have. Then you ask, A, do you have troubles with falling in sleep? E a quel punto se non sono precisi, se dovete essere voi precisi, ad esempio, avete problemi ad addormentarvi? Or do you have troubles with waking up? O avete problemi perché vi svegliate troppo presto? Or do you have nightmares? Incubi? Or do you have onoroid problems? This means waking up out in nightmares and acting, but even still in the nightmares. Ma oppure avete quella cosa che vi svegliate e pensate ancora di essere nell'incubo? Or do you have troubles with early awakening in the morning at 4 o'clock? Oppure risvegli precoci? Think like that. So you ask them 5 detailed questions and the patient says yes, yes, yes. These are closed questions. And this is what you usually do. And you do the same with your trauma patients. You ask them the whole reason. Quindi dovete fare domande molto specifiche. So this thinks, okay, this guy understands his business. E questo dà al paziente la sensazione che, sì, questo mi capisce, sa che cosa ho. The next thing you do is you ask them the dirty questions. A quel punto gli chiedete le domande sporche. The dirty questions means this is really a tough question. They come and say, okay, I ask at the very first beginning, and I do it really said you are here for trauma reasons. Quindi le domande sporche le dovete fare nella prima fase del trattamento. Gli dite, tu sei qui per il trattamento del trauma. Okay? And you say, I ask, did you ever report anybody the details of your trauma? Hai mai detto a qualcuno i dettagli del tuo trauma? And most of them say no. E molti di loro dicono no, mai fatto. And then you could say, okay, we do it smoothly. E quindi tu poi adesso lo facciamo. And you could say, okay, for the first time, I only want to know how old have you been? Allora lo potresti dire a quel punto, ok, tranquillo, facciamo tutto piano piano, non andiamo troppo nel dettaglio all'inizio. And you could say, okay, next time we talk a little bit more. E gli potete dire, ad esempio, ok, la prossima volta ne parliamo un po' di più. What happens if cosa you do succede this? Se fate questa roba? It's like, listen, if you go to a, let's say, urologist, I always talk about with the mean here. If you go to a urologist and you have some troubles with your penis, ad esempio, se andate da un urologo e avete dei problemi con il vostro pene, and your urologist talks with you, and then he says, okay, next time I will ask you to put down your trousers. Dice, a quel punto l'urologo vi dice, va bene, allora la prossima volta ti chiederò di abbassare i pantaloni, va bene? And the next time then I will ask you to do the subwear, the underwear. E la volta successiva invece ti chiederò forse di abbassare le mutande. And then step by step, after
a few sessions I will look at your penis. E piano pianino, dopo un po' di sessioni, guarderò finalmente al tuo pene. What do you think what happens? Che pensate che accadrà? You think, wow, this must be a very, very, very hard work, so. Cioè, pensate che questo sia un professionista che veramente sa cosa fare, la sa lunga? So, and it's exactly what happens if you're talking so fragile about the drama. Ed è esattamente ciò che succede se parlate in maniera così fragile, così lieve. We do the opposite. We act totally normal. We say, okay, you're here for trauma treatment. I know that you have never reported it. Question number one, what are your threats if you talk about? Quindi noi facciamo esattamente l'opposto. Nella prima sessione diciamo, senti, tu sei qui per un trattamento del trauma, che cosa è successo? Then we say, listen, everybody who has been traumatized has also been threatened and told, if you tell it somebody, then happens. Quindi tutte le persone che hanno avuto un trauma hanno avuto uno stato di minaccia, hanno subito delle minacce. Even you could bring me, the father, into jail. E tutte le persone che hanno avuto questa esperienza temono delle conseguenze. Ad esempio, or I will kill your dog if you tell somebody. Ad esempio, il mio padre andrà in carcere, oppure ucciderà I will kill your dog, e ucciderò il tuo cane se tu lo dici a qualcuno. Or I will rape your sister if you tell it. E se lo dici a qualcuno, io violenterò anche tua sorella. I will cut out your tongue if you tell it. That's all true. Ti taglio la lingua se lo dici a qualcuno. And kids believe that. I bambini credono a queste cose. So be sure, whenever somebody has been traumatized, sexual traumas in the family, there has been some sorts of very specific threats, but they are totally aware this will happen if you tell it. Quindi lui sta parlando delle minacce che riguardano il dire il trauma a qualcuno. Quindi immaginate che chi ha avuto questo trauma ha anche delle regole, tipo se lo dice a qualcuno succederanno delle cose terribili. So this you have to tell your patients and say, and then I ask, and you, what is your personal threat? E a quel punto voi dovete proprio chiederle al paziente che tipo di cose temi se tu dici questo, il trauma. And then we tell, listen, you have believed this at the age of 8, 9, 10, and I'm sure that there's some part in your brain who still believes it. E gli dite, è normale, hai creduto a questa cosa quando avevi 8, 9 anni di età, e sono sicuro che c'è una parte del tuo cervello che ancora crede a queste regole. So we have to talk about it, but if we follow your threat, your anxiety, we never can talk about the trauma. Però, va bene, ne possiamo parlare, ma se seguiamo queste minacce non parleremo mai del tuo trauma. So this time is time to talk. Per cui adesso ne parleremo. So tell me, when did it happen? Who did it? And then we ask the dirty stuff. We tag, have you only been raped vaginal, quindi, or also oral, or also anal? Quindi, were there animals in the game? Quindi gli chiediamo quando è successo, che cosa è successo, che tipo di rapporti sessuali, se soltanto vaginali, se anali, se hanno incluso degli animali all'interno dei giochi sessuali. Was it videotaped? Sei stata videoregistrata durante l'abuso? We do also that stuff. Why do we do it? I don't want to have the exact answers. The point is that I want to make clear, listen, I know every dirty part of the world. Quindi il messaggio che noi vogliamo trasmettere è che non tanto che vogliamo sapere dettagli, ma senti, io già le so queste cose, è normale, è una sorta di normalizzazione. Senti. Since patients often are very afraid that you as a therapist are too fragile to stand what she has experienced. Perché il paziente molto spesso è spaventato che anche noi terapeuti siamo troppo fragili per tollerare quello che danno da dirci. So this is not only to tell that you know how to handle it, but you also have to really give her the feeling that you can stand it and you know what men or even women can do to others. Quindi dobbiamo dare loro la sensazione che possiamo davvero tollerare questo tipo di racconti, di dettagli, che noi siamo lì. So you have an idea? This is it's hard stuff, but this is a little bit different, like a friendly cognitive behavioral therapist who's a little bit leaning back and let the patient come. Questo è un po' differente, questo è quello che facciamo, ed è un po' differente dalla terapia cognitiva standard, diciamo, dove lasciamo che il paziente ci dica le cose, invece noi chiediamo. Can I ask you? Of course. Che si presenta la prima volta che è stato abusato.
she's asking. Vedo che per chiarezza dovremmo capire questo. Tutti i discorsi del dottore vanno bene se la diagnosi è già avvenuta prima che il paziente si presenti nel suo studio. Altrimenti tutto il discorso è immediato. You have to make breaks, he has to translate it to me. So she's asking, do you think it's useful to do this kind of intervention when the diagnosis is already been done, or do you do this kind of things when the diagnosis has not been done? Okay, we first do the diagnosis, of course. I only do this if the patient comes and says she wants to have trauma treatment. Okay, quindi quello che dice è, sì, certo, yeah. Nel senso che faccio questo tipo di intervento a pazienti che richiedono un trattamento per il trauma, quindi... Do the patient ask this kind of treatment for themselves? Yeah, of course. Sì, sì, lo chiedono i pazienti. Oh, that's important. Thank you. So this is not something like say you have a depressed patient or something, and then you say, okay, she's been traumatized. You never go jump into this phase like this. Sure. No. This is patients come, they apply for this treatment. They want to have it. Quindi dice, non è che voi avete un paziente depresso, immaginate che ha avuto un trauma e gli fate subito questo tipo di domande. Sono pazienti che lo richiedono, trattamento del trauma. Yeah. Oh, very good question. Thank you. Grazie per la domanda, una buona domanda, grazie. Yeah, please ask this question, since if that comes in the wrong way, that's a catastrophe. You never can do this if somebody does not apply for this treatment. Chiedetemi questo tipo di domande. Ovviamente questo tipo di intervento è per persone che richiedono un intervento del genere, no? But for this, I took this example. You go to the urologist since you have a neurological problem. Perché di solito si va dall'urologo quando si è consapevoli di avere un problema a quel livello. And it's not the case that the urologist is running after you if you're running in the street. E non è che l'urologo viene da te mentre cammini sul marciapiede e ti fa questo tipo di domande. Okay. Non ti corre dietro, diciamo. Good. So, challenge number four, chronicity. Sfida numero 4, la cronicità, la cronicizzazione del disturbo. This is a funny problem since we were not aware of this problem when we started our treatment. Allora, questo è un problema curioso perché noi non eravamo consapevoli di questo problema quando abbiamo iniziato il trattamento. Since it's a very dialectical problem. È un problema dialettico. Since the better the treatment works, the worse it is. Perché meglio funziona il trattamento e peggio si ha un esito da questo punto di vista. The better the treatment works, the better the treatment works, okay. The more problems you have. Più funziona il trattamento e più problemi avrete. Why? Perché? Just imagine your patients, or let our patients, they had experienced this sexual abuse mostly, let's say, during their adolescence. Quindi immaginate i vostri pazienti che hanno avuto esperienze di abusi sessuali durante l'adolescenza. And then they arrange their whole life around these problematics. E quindi loro organizzano tutta la loro vita attorno a questo tipo di problematiche. So most patients live with PTSD for decades. Quindi molti pazienti vivono con il PTSD per decenni. So and they are adapted to an environment which is either used to this or even reinforces PTSD related behavior. Quindi si sono adattati ad un ambiente che è o abituato a questo tipo di dinamiche o che addirittura rinforza i comportamenti connessi al post traumatico da stress, al disturbo. A lot of these patients have very interesting partners. Un sacco di questi pazienti hanno dei partner molto interessanti. So the question is, what do you think about a man who chooses, let's say he has free selection of all beautiful women in Roma, and he chooses exactly a patient with a borderline personality disorder and severe traumatization. Quindi cosa pensate di questo gente, ad esempio, che potrebbero avere accesso, potrebbero avere tutte le donne più belle di Roma, ma che scelgono esattamente il paziente borderline con una storia di trauma gravissimo? Why does he do that? Perché? Why? Perché lo fanno, secondo so, me? So, there are, from my perspective, this is a little bit anecdotically, no research data on that, but I think there are three types. Ci sono three types of people. Ci sono tre tipi di persone che possono trovare interesse in questi pazienti. The first I call the paternalistic male nurse.
Il primo tipo è l'uomo infermiere paternale con istinto paterno. This is very protective. Molto protettivo. And said, okay, honey, okay. I stay for you. My testosterone level is rather low. Dice, I don't want to have sex at all. Non ti preoccupare, tesoro, non voglio avere sesso. But I want to protect you, and whenever you have some problems, I take the wheelchair and we run around the world. Dice, il mio livello di testosterone è basso, non ti preoccupare, tesoro, ti proteggo io. Quando avrai problemi, sarò io a portare la carrozzella attorno a Roma. Non ti preoccupare. So this is the good group. The second group is the group of assholes. Il secondo gruppo è il gruppo degli stronzi. Stronzi, exactly. So, I like that word. This was, I hit it the first time when I drove my car, and then a female other car came in and she said, "Stronzo." What is saying? But it sounded. Mi ricorda un momento quando una donna in macchina mi disse stronzo. So. What is the stronzo group? This is a group of very aggressive, mainly dysfunctional, pathological people who are used that women since they simply cannot dare to go away, to leave them. They have weird sexual stuff they're doing with them. Quindi un gruppo di soggetti aggressivi caratterizzati da comportamenti sessuali anche disregolati. The battering. Beating. Quindi picchiano questi soggetti. And so on. So this is this group of male. Usually you say you really don't want to be engaged with. Questo è il tipo di soggetti con cui non volete veramente avere una relazione. So why don't they leave? Ma perché loro non lasciano questi soggetti? The first is they're used to that. La prima cosa è che i pazienti sono abituati a questo tipo di trattamento. This is the model they know. And whenever you have experienced something, it has some sense of security, since at least you know it. Una volta che avete sperimentato qualcosa, vi dà un senso di sicurezza, di familiarità, che quindi ve la fa piacere in un certo senso. The second one is often they say, I did not deserve a better man. La seconda è una credenza, non merito di meglio. So this is exactly what I'm born for. Quindi questo è esattamente ciò che mi spetta, ciò che merito. And the third is often they say, I'm for no use in the world. However, I can save this one man. Sorry. They say there's no use for me in the world. Dicono non ho senso nel mondo, la mia vita non ha senso. Però I have to save. To rescue this man. Però sono il mio scopo adesso è salvare questo uomo. Voglio I know that he is an asshole, but without me he would come into jail. Lo so che è uno stronzo, però senza di me andrebbe in prigione. Quindi almeno mi dà un senso alla mia vita. So rescuing this man gives me some sort of sense. Salvare quest'uomo mi dà un certo senso di senso nella vita. And the other reason is that they often think if I would be left or if they would leave me, I still will never get another man and I cannot survive alone. E quindi l'altra cosa è se mi lasciano rimango da sola e non riesco a sopravvivere, non vivrò. Okay, this is the partners. So the good advice is when you start with the treatment, invite the partner first and look at him. Since reporting about partners is another thing than seeing the partners. Allora, una cosa interessante è che appena iniziate il trattamento, vedete il partner, invitate il partner in seduta, perché farsi raccontare del partner è diverso dal vederlo. And we ask the partners, this usually we do, I say, listen, your partner is going for trauma treatment, and if they are talking about that, and he knows it, and then we say, please, be sure that there's no sex within the next 3 months. Allora, la cosa che facciamo è che gli diciamo, guarda, il tuo partner sta iniziando un trattamento per il trauma, non dovranno esserci rapporti sessuali per i prossimi 3 mesi. Since you can be really sure that if somebody has a severe sexual trauma, current intercourse is mostly a problem, and most of them have sex under dissociative conditions. Quindi, per soggetti che stanno attraversando un trattamento per trauma, l'esperienza sessuale normale è fortemente traumatizzante, anche perché molto spesso la fanno in uno stato dissociativo. And it's not that easy if you teach them anti-dissociative skills and they do have sex twice a week, where under
during dissociative states. Quindi non è tanto utile se gli It's a bad way of training. Non è tanto utile se gli insegniamo strategie antidissociative, poi hanno sesso due volte alla settimana in un completo stato di dissociazione. Non è molto utile. And if the partner, then you see how the partner reacts. If the partner says no way, I need sex, I'm male and something like that, then you know we have this group 2. Ok, a quel punto se il partner dice no, non esiste, io sono un uomo, devo avere sesso, allora siete sicuri che siamo nel gruppo 2 degli uomini. And you put him on a list. E a quel punto fate la diagnosi e lo mettete in quella lista lì. And maybe this is one of the hidden goals that you get rid of that partner. E quindi è sicuramente il goal primario è quello di aiutare il paziente a liberarsi dal partner. Okay, but also the partner of the group 1, you have to tell him, listen, this treatment works and your partner will change. And you have to be aware that she will get more self-esteem, that she does not need you that much any longer, that she will really change her habits, and you have to be aware of that, and we have to take you in if you want to have your stable partnership, and be aware that there has to be some change on your behavior. E invece al primo tipo di partner diciamo, guarda, questo trattamento funzionerà, e quindi questo porterà il tuo partner ad avere più autostima, e quindi ad aver meno bisogno di te, quindi avrai anche tu delle problematiche che sono connesse al suo miglioramento, perché non avrai meno senso. Okay, so then you have to be sure that there's most of them have some sort of very maladaptive social networks. Most of them know tons of other borderline patients. Molti soggetti borderline hanno delle problematiche a livello sociale, hanno delle reti che ad esempio comprendono tanti altri soggetti borderline. And let's say, just imagine how stressful it is to arrange a group of five or six